Salve a tutti ragazzi, qui è il vostro Sirico92 e ci ritroviamo oggi in un nuovo video su Warzone 2.0. Dopo un po' d'assenza, viste le vacanze natalizie e del nuovo anno, sono ritornato a giocare in singolo su Warzone 2 e ho fatto questa bella partita. Come vedrete, sono stato ucciso alla fine, quasi in endgame, perché stavo lootando delle piastre. Era da un bel po' che ero senza piastre, ho ucciso due nemici e quindi stavo lootando. Solo che c'era un altro nemico nel gas che mi ha fregato. Nel video di oggi, ragazzi, stavo giocando con il mitraglione RAP e con le Basilisk come secondaria. Non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere subito il lotti. Ed eccoci qui ragazzi con il nostro rap del diavolo. Sulla volata abbiamo messo il ZRL Talon 5 con fluidità rincuro al più 23 e velocità proiettili al massimo. Questo accessorio ci permette di sopprimere i suoni, dare velocità a proiettili, portata danni e fluidità al rinculo. Andiamo poi a mettere la canna 10.6 Luckstrike con calibrazione, stabilità rinculo più 39 e portata danni 0,23. Come ottica stavo utilizzando per cambiare la Schlager 3.4 che ci dà un po' più di zoom rispetto alla AIMO OP ed è leggermente più pulita. Calibrazione tutto da lontano e meno 1,35 per velocità modalità mirino. Andiamo poi a mettere il nostro fedelissimo Ftac Reaper 56 come sottocanna con calibrazione stabilità rinculo più 41 e stabilità puntamento da fermi più 31 e andiamo a mettere poi l'impugnatura LACMA TCG10 con calibrazione più 0,81 in stabilità riculo e più 0,32 stabilità puntamento da fermi. Per la secondaria, come vi ho detto, stavo utilizzando la Basilisk, ovvero le pistole del Walker Texas Ranger e andiamo a mettere l'accessorio più importante sono le munizioni 500 Snapshot che sono quelle munizioni che aprono in pratica l'hipfire e ci danno più raggio dei danni. Andiamo a mettere poi l'impugnatura Akimbo per avere le doppie pistolette. Azione grilletto, andiamo a mettere la Bryson HTA che è quella che ci dà più cadenza con nessuna calibrazione, ragazzi. Come canna andiamo a mettere la 10.5 Ftac Arrow con calibrazione portata danni 0.12 e andiamo a mettere il laser Revo LSD 7MV per il controllo del rinculo e la precisione sparando senza mirare e la velocità di fuoco dopo lo scatto. Fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate di questa classe del Diablo. Peccato che non sono riuscito a portare a termine questa partita, ma come sempre il Siricone ci riprova e ci riprova. Mi raccomando, abbonatevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere mai i miei video. Vedi sto camper di merda, vedi? Yes.
finish my contract. No, lo sapevo, lo sapevo.